10 settembre. In questa giornata la memoria torna al tragico giorno di 16 anni fa, quando un'alluvione imprevedibile causò la morte di 13 persone ospiti del camping Leggiare. Come ogni anno, nello stesso luogo, le associazioni, i parenti e l'amministrazione comunale di Soverato, alla presenza delle forze dell'ordine, hanno commemorato con un momento solenne di preghiere e di considerazioni le vittime di quello che fu definito un dramma provocato dall'uomo e dall'incuria sul territorio. Questa mattina, attraverso la preghiera, sono state ricordate le 13 persone, di cui una mai più ritrovata, Vinicio Caliò, che hanno perso la vita nella tragedia. Presenti tutte quelle che allora furono le componenti toccate dal tragico evento, dalle forze dell'ordine alle istituzioni, dai familiari delle vittime e membri dell'UNITASI alle altre associazioni di volontariato. La commemorazione è stata presieduta dal parroco di Soverato Marina, Don Pasquale Rondinelli, presente l'amministrazione comunale di Soverato con in testa il sindaco Ernesto Lecci. Il comune di Soverato, come ogni anno, ha voluto deporre presso la lapide commemorativa una corona di fiori. Oltre alle autorità civili e militari, è stato presente il capo della protezione civile, dottor Carlo Tansi. Questo è un esempio veramente lampante, non dobbiamo perdere la memoria. La giornata di oggi sicuramente è un momento fondamentale. Dobbiamo mantenere puliti i fiumi perché la causa principale delle alluvioni sono i fiumi scarsamente manutenuti, ma questo non vale solo per la Calabria, vale un po' per tutta Italia. Quindi, e poi si tratta sempre di concause, c'è sempre la mano dell'uomo in ogni concausa. E un altro aspetto importante credo che sia. Non si è fatta giustizia. A distanza di 16 anni è stato condannato un funzionario della regione che non ha fatto altro che prendere in considerazione un'indicazione che proveniva da luminari della scienza, che non hanno pagato. Io vorrei porre l'attenzione sul fatto che i consulenti della procura appartenevano allo stesso dipartimento di un'università calabrese di colui che aveva redatto la relazione per dare la concessione temporanea per occupare quest'alveo che è stato invaso da fango e detrito e che ha ucciso le persone. Tra altre cose, qui sotto ancora c'è il corpo di una persona che non è mai stata ritrovata. Sono passati già 16 anni, cose come queste non debbono più ripetersi e per far sì che ciò accada, appunto, bisogna puntare sulla prevenzione, su una programmazione seria che non deve essere fatta solo dalla Regione Calabria, ma deve essere fatta dalla Regione Calabria assieme poi ai comuni, perché purtroppo poi è il cittadino o spesso gli uffici tecnici comunali che con concessioni edilizie vanno a snaturare quella che è la destinazione di alcuni territori, la raccolta delle acque, la regimentazione delle acque e tante altre piccole attenzioni che potrebbero far sì che anche eventi di minore portata non accadessero più. Sono contento che oggi a capo della Protezione Civile c'è una persona libera che dice le cose come stanno, soprattutto una persona competente, cosa che nella nostra regione non sempre avviene, e quindi ripongo veramente, già ho fatto prima ho scambiato due chiacchiere, ripongo grande fiducia nel lavoro che Carlo Tanzi farà, ma soprattutto nella sollecitazione che sarà capace di fare nei confronti degli enti comunali. Vedere che è stato il primo che è uguale quanto come prima che succedesse la loro. Quindi non è cambiato nulla, nulla. Non bisogna dimenticare, però non devono succedere mai più queste cose. Quindi io la prego di venire a rendersi conto che è stato il Andiamo primo. subito. Appetito. Andiamo subito. Grazie. Grazie, grazie Grazie, per la segnalazione. grazie.